caso che vi voglio raccontare oggi è il caso Vallecas, un caso divenuto famoso in Spagna per essere addirittura rientrato in un rapporto della polizia, dove sono stati utilizzati termini come misterioso e inspiegabile, perché quello che è accaduto ha terrorizzato l'intera famiglia di cui andremo a parlare. Un caso sul paranormale che ha ispirato nel 2018 Paco Plaza, che ha portato in scena il film Veronica, ispirato proprio a questa storia. Ma partiamo dall'inizio. Torniamo indietro, siamo negli anni 90 e qui troviamo una famiglia come molte, una famiglia molto umile che fatica ad arrivare alla fine del mese, è la famiglia di Estefania Gutiérrez Lázaro, è una famiglia molto cattolica, praticante. Estefania, come molti giovani, anche non giovani, è incuriosita dal paranormale e tutto quello che ha a che fare con l'occulto. Pare che avesse anche in precedenza fatto dei rituali, ma non so quali. Sta di fatto che un giorno a scuola, durante la ricreazione, con alcune sue compagne di classe, decide di fare una tavola Ouija per cercare di contattare il suo fidanzato che era rimasto ucciso in un incidente stradale un po' di tempo prima. A detta delle compagne, questa tavola Ouija non avrà il successo sperato, perché ad un certo punto entra un insegnante che si accorge di quello che stavano facendo queste ragazze e, impaurita, cerca di far finire questo gioco prendendo la tavola Ouija e spezzandola in due. Quello che si racconta è che dal momento che la tavola viene rotta inizia ad uscire un fumo bianco che entrò direttamente nelle narici di Estefania, che pare si sia sentita male e che però venne soccorsa subito poi dalle insegnanti. Per chi non lo sapesse, la tavola Ouija è un rituale che si usa per avere dei contatti nell'aldilà. Bisogna essere abbastanza capaci nel fare questo rituale, perché è anche molto pericoloso, nel senso che si entra, è una tavola con numeri, lettere, dei saluti iniziali e finali. Bisogna cercare di non far arrabbiare l'entità che si sta contattando e non bisogna assolutamente staccare le dita dalla planchette quando si fa questo rituale, o cercare di farlo terminare in malo modo, perché bisogna avere sempre comunque il benestare d'uscita dell'entità che si sta contattando, altrimenti diventa molto pericoloso, perché da quanto so l'entità potrebbe venire liberata se questo rituale si fa in malo modo, e quindi rimanere nell'ambiente circostante o addirittura prendere possesso di qualche malcapitato che sta facendo la tavola Ouija. Quindi questo è quello che pare sia successo ad Estefania. Da questo momento per la famiglia Gutiérrez inizia un vero e proprio calvario, perché Estefania comincia a manifestare alcuni atteggiamenti che non aveva mai avuto prima, come convulsioni, voci nella sua testa, addirittura catalessi, che la catalessi è una specie di stato di coma dove non funzionano più, rimangono inattivi addirittura tutti gli organi. Da qui i genitori cominciano a fargli fare visite su visite, la portano da medico a medico, gli faranno diversi test, anche psicologici, per vedere che non ci siano addirittura dei problemi psicologici in Estefania. Cercheranno delle risposte che purtroppo non arriveranno mai. E quando la scienza in questi casi non dà delle risposte, viene normale pensare, specialmente se si è molto religiosi, che il male abbia preso il sopravvento su Estefania, ed era quello che pensavano un po' tutti quelli che la conoscevano, soprattutto la famiglia.
Gli attacchi di Stefania aumentano di giorno in giorno e la notte dichiara di vedere degli esseri senza forma, tutti neri, incappucciati intorno al suo letto che gli chiedono di andare con lei. Se vogliamo rimanere razionali, possiamo pensare che Stefania si sia magari spaventata dopo il rituale e che abbia ingigantito un po' tutto con la sua immaginazione. Però ci vengono dei dubbi quando poi è la stessa famiglia a dichiarare che questi eventi ci sono stati per davvero, che Stefania ha sofferto per davvero. Fino a quando una notte Stefania aggredirà con molta violenza sua sorella Marianela. Dopo questo attacco alla sorella, Stefania cadrà in una catalessi dalla quale non si risveglierà mai più. Sì, perché purtroppo il giorno dopo, la notte dopo, Estefania morirà. La morte è una morte improvvisa e inspiegabile, da quello che recita il suo referto, perché proprio dall'autopsia non si rileverà nulla di strano. Estefania è morta per asfissia polmonare. È passato un anno da quella giornata in cui fecero quel rituale della tavola Ouija ed Estefania non c'è più. Passano alcuni mesi dopo la morte di Estefania e nonostante il terribile lutto pare che sia tornato un po' di calma in casa, ma non è così perché dopo la sua morte capiteranno degli eventi, gli eventi veramente più terribili e più inquietanti. Dopo la sua morte, quindi ci sarà un là di eventi veramente inspiegabili che terrorizzerà a lungo tutta la sua famiglia. La madre di Stefania racconta che gli eventi si fanno sempre più spaventosi. Dirà di sentire incessantemente la voce di sua figlia che urla il suo nome, la risata di un anziano poco rassicuranti, sibili, passi. Voci, oggetti che si rompono misteriosamente, improvvisamente, porte che si aprono e che si chiudono, insomma, una serie di eventi davvero incessanti e spaventosi. Ad un certo punto la mamma di Estefania dichiara di sentire una voce che le intima di stare attenta, una voce che sembra quasi volerla aiutare perché le dirà che in quella casa c'è una presenza molto potente che potrebbe fare del male. A questo punto la mamma comincia a pensare a chi potrebbe appartenere le voci che sente e a chi potrebbe essere questa stessa presenza così cattiva. E gli viene in mente che potrebbe essere suo padre, quindi il nonno di Stefania. Sembra che la mamma non avesse un bel rapporto con suo padre, che addirittura si odiassero, che gli avesse reso davvero la vita impossibile sia alla mamma di Stefania che anche ad Estefania, che gli avrebbe promesso in punto di morte quest'uomo, che gli avrebbe reso la vita un inferno. Ad un certo punto la mamma comincia a fare dei piccoli esperimenti per vedere se effettivamente si può riuscire a trovare qualcosa di questa presenza. Sparge della farina in tutto il pavimento della casa, staranno fuori lei e la sua famiglia tutto il giorno e poi al ritorno vedrà delle orme su questa farina, oppure una volta metterà dei fili rossi da una porta all'altra per poi ritrovarli puntualmente tagliati. Quindi le prove di queste presenze lei le ha avute. Raccontato dalle sorelle di Stefania, una notte, mentre dormivano, sentirono un lamento che diventava sempre più crescente e che le portò a svegliarsi. Aprendo gli occhi, si ritrovarono di fronte a una figura totalmente nera e incappucciata che le spaventò a morte. I genitori le trovarono rannicchiate per terra, appunto terrorizzate, e da lì raccontano che questa sagoma cominciò a prendere le bambole che erano,
appoggiate sui mobili e cominciò a scaraventarle per terra, che addirittura i letti vennero capovolti, da cui scapparono via terrorizzati. Possiamo immaginare ad un'elaborazione di tutta la famiglia di un lutto veramente straziante, però ci sono degli eventi a cui non è possibile dare una spiegazione, come quando, per esempio, una notte le stesse sorelline vennero afferrate per i polsi mentre dormivano e sbattute violentemente al muro, polsi che poi si ritrovarono ad avere molte tumefazioni, oppure vetri che si rompevano improvvisamente, oggetti che si rompevano improvvisamente, crocifissi che venivano staccati, che si staccavano dal muro. Ma la cosa più inquietante, si parla di questa fotografia di Stefania che sul soprammobile cominciò a prendere fuoco, la foto interna, senza intaccare la cornice o addirittura gli oggetti che c'erano lì vicino, solo la foto interna. Ad un certo punto, una notte del 27 novembre del 1992, questa famiglia, portata al culmine, all'esasperazione, allo spavento di questi eventi che continuavano e che diventavano sempre più importanti, fuggono per la strada, fuggono in mezzo alla strada, terrorizzati, e decidono di chiamare la polizia. La polizia arriva sul luogo ed è l'ispettore Negri insieme alla sua squadra che cerca di capire che cosa sta accadendo a questa famiglia. Quello che si ritroverà davanti è davvero uno spettacolo inquietante, di cui loro stessi saranno testimoni. Tutta la squadra, compreso l'ispettore Negri, furono quindi testimoni di questi eventi che poi misero tutti nero su bianco sul loro rapporto. Testimoni del fatto che la famiglia Gutierrez Lazaro non stava mentendo. Ad un certo punto, dopo questi eventi, la famiglia decide di rivolgersi a degli esperti del luogo e li portano in casa. Questi esperti cominciano ad indagare, a cercare di capire che cosa stava accadendo a questa famiglia, cosa accadeva in questa casa. Fecero anche dei programmi che vennero anche trasmessi in alcuni telegiornali. In particolare si parla di un esperimento in cui avanzarono delle ipotesi su come se in quella casa ci fossero due presenze, una molto molto negativa ma molto forte, che mi pare fosse quella del nonno di Stefania, e l'altra più debole, più buona, che era appunto la presenza di Stefania. Ad un certo punto, dopo 2 anni di continui avvenimenti, la famiglia era veramente sfiancata e decide di andare via. La famiglia che abitò dopo di loro dichiarò di non avere mai avuto problemi a livello paranormale in quella casa e di aver condotto una vita molto serena. Della famiglia di Estefania non abbiamo molte notizie. Quello che ho cercato di trovare in rete non è molto, nel senso che loro si sono trasferiti, non si è più saputo nulla di loro, se si sono portati dietro questa entità, perché pare che fosse appunto soprattutto un'entità molto legata a loro, se stessero bene, non si è proprio saputo più nulla. Poco dopo questi eventi, la madre di Estefania venne dichiarata non proprio stabile di mente, nel senso che pare che avesse appunto dei problemi psicologici con un forte bisogno di attenzione, e si può evincere da questo che magari potesse aver edulcorato, ingigantito un po' questi racconti. Interessante quello che ho trovato, l'intervista che rilasciarono i due fratellini di Estefania, che all'epoca erano solo due bambini, Riccardo e Maximiliano. Loro dichiarano che appunto la mamma ed Estefania soffrissero entrambe di epilessia e che purtroppo l'obesità di Estefania potesse aver influito in qualche modo nella sua particolare morte. Quello che so è che mostreranno comunque tutti gli studi che erano stati fatti su Estefania, anche il referto autoptico a diversi studi forensi, ma non rileveranno comunque nulla di strano. Quello che diranno
è che sua madre si era comunque inventata tutto. Non si sa per quale motivo, che loro hanno taciuto questa cosa per rispetto al loro padre malato terminale di cancro, ma che ad un certo punto hanno deciso di dire effettivamente come stavano le cose. L'unica cosa che secondo loro è strana è che sulla lapide di Estefania trovarono appunto la sua foto bruciata, ma solo la foto all'interno bruciata, però loro lì si danno una spiegazione dicendo che potrebbe essere stato qualcuno che ha voluto fargli un dispetto. Io in rete ho anche letto che i ragazzi negli anni avevano subito bullismo e discriminazioni. Io non so se questi fatti sono accaduti realmente, se sono state delle allucinazioni, delle invenzioni della mamma di Stefania. Io questo non lo posso sapere, credo che nessuno possa saperlo se non appunto loro stessi. Certo è che è un caso davvero impressionante, soprattutto per il fatto che sono venute fuori comunque queste testimonianze anche in un rapporto di polizia, dai poliziotti stessi che ci hanno indagato sopra questo caso. È comunque un caso che lascia molti dubbi, nel senso che comunque, cioè, dopo 2 anni di continui avvenimenti, continui problemi, possibile che non abbiamo nessuna prova. Certo, non è che uno gira con la telecamera in casa o il telefonino in casa per poter filmare quello che può accadere, perché anche io personalmente, ve l'ho detto, ci credo tantissimo nel paranormale, ho avuto delle esperienze, le ho avute in passato e continuo ad averle, però non ho mai documentato niente, anche perché non sono cose che mi accadono ogni giorno. Qui si parla da quello che si evince dai documenti che fossero eventi quasi all'ordine del giorno, quindi pare un po' strano. Dell'intervista dei fratelli mi hanno lasciato un po', sì, mi ha lasciato anche quella un po' perplessa e anche lì non saprei dire se alla fine hanno deciso di dire, liquidare questa cosa come se fosse tutta un'invenzione della mamma perché erano stufi dell'attenzione mediatica oppure del bullismo, della discriminazione che stavano vivendo, oppure è veramente così come dicono loro. Io questo non lo posso sapere. Comunque è un caso che mi ha particolarmente intrigato proprio anche per questa cosa qui del rapporto della polizia, dove escono appunto questi termini come inspiegabile, misterioso, cioè, e parlano proprio di quello a cui sono stati, di quello a cui hanno assistito, quindi a questi fenomeni paranormali di cui loro sono stati testimoni. Questo mi ha particolarmente molto incuriosito e quindi lascio la porta aperta comunque al dubbio, ma dico che se c'è un rapporto della polizia che parla di questo, non possiamo escludere del tutto che comunque la mamma di Stefania avesse ragione. Bene amici, questo è tutto, spero che questo caso vi sia piaciuto, mi raccomando guardatelo, iscrivetevi al canale, se volete attivate anche la campanellina e lasciatemi dei commenti e ditemi cosa ne pensate, abbiate pazienza se ho fatto ancora degli errori, come avete potuto vedere questa volta il telefono l'ho messo nella direzione giusta, non in verticale ma in orizzontale, imparerò con il tempo. Io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo caso perché sono molto curiosa di sapere le vostre impressioni e mi piacerebbe discuterne insieme a voi. Se avete delle richieste da farmi su qualche caso che vi piacerebbe che io portassi, ditemelo che mi impegnerò per farlo. E niente, vi mando un bacio grande e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!